Ed oggi è stato inaugurato a Recoaro, all'interno dell'Istituto Alberghiero Artusi, il bar didattico ed è una struttura gestita anche da studenti diversamente abili. Ci racconta questa storia Paolo Colombatti. Come siamo, però devi tirare proprio il bicchiere così, bene? Silvio è uno dei 6 ragazzi diversamente abili che gestiscono il bar didattico dell'Istituto Alberghiero Pellegrino Artusi di Recoaro Terme, nel Vicentino. Guidati da insegnanti e compagni, sperimentano il lavoro in un ambiente protetto. Per noi è un progetto importantissimo perché mette insieme la scuola del fare, la scuola delle competenze, la scuola dell'inclusione e quindi questo bar didattico diventa anche una scuola di relazione. Un progetto presentato oggi, ma nato 2 anni fa, come strumento di inclusione non solo nella programmazione didattica, ma anche attraverso attività pratica. Qui i ragazzi imparano a mettere sul campo le loro competenze in termini di caffetteria, in termini di servizio, di quelli che sono dei prodotti semplici, per arrivare fino a piatti caldi durante le pause. Sono 700 gli studenti di questo istituto che forma cuochi, pasticceri, personale di sala e addetti al settore turistico. Tra di loro ragazzi e ragazze come Silvio che in questo modo possono fare pratica professionale. Qui si sperimenta la vera inclusione e tutti i nostri studenti hanno la possibilità di lavorare in un ambiente confortevole, di sperimentare il vero mondo del lavoro. Io credo che tutti possiamo essere abili se messi nelle condizioni giuste.